La Compagnia dell'Anello termina con l'abbandono da parte di Frodo della compagnia. Frodo decide di partire da solo per compiere la sua missione, seguito in questo da Sam. Si diceva solo che Boromir aveva tentato di prendergli l'anello, ma poi non si diceva altro e non sapevamo nulla del destino di Boromir. Tutti noi sappiamo che Boromir muore, lo sappiamo dal film, e la morte di Boromir avviene temporalmente ancora all'interno del film della Compagnia dell'Anello, perché Peter Jackson ha deciso di chiudere quest'arco narrativo riguardante la compagnia e lo stesso Boromir. Invece il libro di Tolkien è diverso, non viene mostrata la morte di Boromir, se ne parla solo all'inizio del nuovo capitolo, intitolato proprio La dipartita di Boromir, che è il primo che apre le due torri. Avevamo lasciato Boromir in seguito al suo tentativo di strappare l'anello a Frodo, causando la fuga di questi. Poi non avevamo più sentito parlare di lui al termine del capitolo precedente. Ora, invece, scopriamo che Boromir ha tentato di redimersi. Si è ritrovato a dover riparare i propri errori difendendo gli Hobbit Merry e Pippin dall'attacco degli orchi. Non è riuscito a impedirne la cattura, ma si è opposto agli orchi abbattendone moltissimi. Muore trafitto da numerose frecce, dimostrando il suo incredibile valore e il suo eroismo, cose che gli vengono riconosciute dallo stesso Aragorn, che quando lo trova, poco prima che Boromir muoia, gli dice: "Tu hai trionfato, pochi hanno conosciuto una simile vittoria", riconoscendo il suo valore, ma anche confortandolo. In qualche modo Aragorn lo rassicura sull'essere riuscito a riscattarsi, a redimersi o comunque a riparare il proprio errore dopo un momento di follia che Boromir confessa poco prima di morire. Insomma, dopo aver ceduto al male e aver fatto la cosa sbagliata, Boromir rientra in se stesso e fa la cosa giusta. E ha ottenuto per questo anche una bella morte, quella che lui in fondo sperava, da bravo guerriero. Come a dire che chi fa la cosa giusta, chi fa la scelta giusta, alla fine ottiene anche quello che ha nel cuore. Aragorn, Legolas e Gimli si apprestano quindi a celebrare il funerale dell'amico caduto sul campo di battaglia e per questo mettono in scena quello che a tutti gli effetti è un funerale vichingo, deponendo il corpo di Boromir su una barca, affidandolo alle acque, e insieme alle sue armi, ma soprattutto a quelle dei nemici sconfitti. I tre membri della compagnia superstiti intonano anche un lamento funebre, un canto indirizzato ai vari venti che spirano dai diversi punti cardinali. Aragorn si rivolge ai venti dell'ovest e del nord. Legolas invece canta del vento proveniente dal sud. Gimli, il nano, si rifiuta invece di cantare del vento che proviene da est. Non si sa la ragione di questa decisione di Gimli. Forse perché Gimli è troppo affranto per farlo, o forse perché il vento dell'est proviene dalla stessa direzione di Mordor. A questo punto si presenta ai tre superstiti e soprattutto ad Aragorn il problema di cosa fare. Seguire Frodo per aiutarlo nella sua missione, oppure abbandonare il portatore dell'anello e mettersi sulle tracce degli orchi per andare a salvare Merry e Pippin che sono caduti loro prigionieri? Aragorn inizialmente si domanda che cosa fare e questa domanda è accompagnata da un riconoscimento di fallimento. Lo stesso Aragorn dice: "Tutte le decisioni che ho preso fino a questo momento, da quando sono diventato il capo della compagnia, si sono rivelate errate." E proprio qui sta la novità del personaggio di Aragorn, che è un personaggio che sicuramente muove da archetipi letterari di tipo medievale, che affondano le loro radici nel mondo delle saghe cavalleresche e nelle saghe norrene. Basti pensare ai modelli di Re Artù e Beowulf. Ma la differenza fondamentale del personaggio di Aragorn è che è un personaggio fallibile. Preso dalla preoccupazione di difendere gli hobbit dal mondo esterno, Aragorn non si è reso conto che il male proveniva non dall'esterno della compagnia, ma dal suo interno, cioè dall'anello stesso. Il destino del portatore dell'anello non è più nelle mie mani. La compagnia dell'anello ha esaurito la sua parte. Aragorn decide dunque di lasciare Frodo il suo destino,
e di seguire invece i due hobbit presi prigionieri, Merry e Pippin, di seguire gli orchi sulla base di un ragionamento. Ormai la missione di Frodo non mi riguarda più, non mi compete più. Aragorn capisce di non avere alcun ruolo principale all'interno della vicenda. Capisce di essere un eroe secondario, di non essere più l'eroe principale. È Frodo l'eroe principale, lui è solo un eroe subalterno, che ha un altro ruolo. E proprio in questo si vede la sua assoluta modernità. L'eroismo di Aragorn sta proprio nella sua fallibilità e nella sua subalternità. Dall'accettazione di questo fallimento parte la sua riscossa e la sua crescita come personaggio. Solo in questo modo Aragorn potrà diventare quello che è chiamato a essere, il re che deve ritornare.